correva l'anno 2002. La sigla era FW24, la monoposto apparentemente molto simile a quella della stagione precedente. I piloti, gli stessi Ralf Schumacher e Juan Pablo Montoya, che con ogni probabilità all'epoca non organizzavano le vacanze insieme. Tanto meglio, due prime guide, nessun leader, giù il piede alla prima curva, chi passa passa. Una strategia che rendeva felice il padrone, che evidentemente all'epoca aveva rimosso recenti scene di autoscontri in casa McLaren. Gavin Fisher all'epoca firmò il progetto della nuova Williams, mettendo insieme più che altro miglioramenti su una base più che buona che già nell'arco del 2001 aveva dimostrato ben poche timidezze rispetto agli altri. Nuovo motore, quello sì, il BMW P82, un 10 cilindri in linea a V a 90 gradi di circa 2.998 centimetri cubici. Qualcuno all'epoca sussurrava quasi 900 cavalli di potenza, con 4 valvole per cilindro a controllo pneumatico e un blocco motore a testata in alluminio. Si trattava del terzo motore autografato BMW dal rientro nel grande circo della Formula 1, il risultato di qualche appunto sui taccuini tedeschi: più potenza, affidabilità totale, minor peso. Mario Theisen e un tale Gerhard Berger all'epoca misero la mano sul fuoco. Il telaio in monoscocca in fibra di carbonio e materiali compositi era praticamente lo stesso dell'anno precedente. Tolti gli interventi per imbullonarlo al nuovo propulsore, mentre era stato rivisitato anche il cambio semiautomatico a 7 rapporti. Quell'anno lì, la monoposto diede filo da torcere a Michael Schumacher e vinse anche un gran premio. Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quello che avete sentito era una mini presentazione per parlarvi appunto di questa monoposto che i ragazzi di MSF hanno creato per tutti noi. Un team di ragazzi italiani, tra cui uno di loro si chiama Michele Gattuso ed è un mio carissimo amico e questo video glielo voglio proprio dedicare. Hanno fatto questi ragazzi un lavoro davvero egregio, potrei anche dire di più, fantastico. Io ho testato questa monoposto in realtà virtuale e con schermo tradizionale ed onestamente sono rimasto sbalordito. L'audio è talmente ben fatto che è molto coinvolgente, è un qualcosa che veramente ti dà voglia di correre con questa macchina. E per l'audio andate a sentirla, scaricatela ragazzi, sta macchina perché è veramente fantastica. Quando accenderete il motore vedrete che penserete subito Fabrizio aveva ragione. A livello grafico e anche qui nulla da dire, il dettaglio è spettacolare. Passando dalle skin fino alla scocca della monoposto non c'è assolutamente nulla da dire, è perfetta, perfetta, identica a quella originale del 2002, quella reale. Per quanto riguarda la fisica di gioco è quella che ci interessa di più. Ragazzi, io una FW24 non l'ho mai provata, quindi non è che posso dirvi sì, è simile a quella. No, non posso. Io posso solo parlarvi della giocabilità e se è divertente. La macchina è stra divertente, non divertente. Che sia giocata su un monitor normale che sul casco di realtà virtuale è stra divertente. Io l'ho testata, come state vedendo, se riuscirò a integrarlo, su Nürburgring. Ho preso questo circuito tortuoso, difficile, eccetera, uno perché mi piace, ma anche perché non è che è proprio il posto adatto per una Formula 1, un qualcosa quindi di straordinario da fare, come hanno fatto i ragazzi appunto di MSF. Hanno fatto qualcosa di straordinario, perché sì, questa macchina è davvero divertente, ha una tenuta di strada micidiale, un audio è micidiale, graficamente è micidiale, a livello di fisica, per tornare ci sopra, è potentissima, si comporta molto bene, è molto ben bilanciata, il trasferimento del peso si sente bene, il force feedback è micidiale, è fatto molto bene, si sente, cioè si può regolare a potenza massima che uno non si sente più le braccia, oppure insomma molto molto bello questo lavoro fatto dai ragazzi di MSF. Quindi io ti invito a scaricarla, la trovate su, come al solito, Race Department, se volete vi metto pure il link in descrizione. Io direi di terminare qui, io vi faccio un abbraccio a tutti, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto, non esitate a lasciarmi un commento per dirmi se ho detto ancora una volta delle cagate su questa mod, ma non credo, sono convintissimo di quello che ho detto. Se non l'avete fatto iscrivetevi, tanto è gratuito, pigiate pure il campanellino, tanto la campanellina, così sarete notificati ogni volta che metterò un video nuovo.
Se volete, ragazzi, un pollicino in su, ci vediamo alla prossima. Passate una buona estate, divertitevi, non bevete molto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Bene ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video, io sono sempre... Ideo, il green... scusate. Sto dicendo una cazzata. Ricominciamo. Un cazzo. Acqua. Vacanze insieme, non va bene, è troppo centimetri cubici. Non va bene. I feel a touch in water. I piloti gli stessi. Porca puttana. Bug now. Juan Pablo. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo, va. Par 24 non l'ho mai provata, quindi della, come si dice, della di ha una tenuta di strada, e il force feed, il force feedback questo qua.